Ciao, sono una scimmietta e mi chiamo Benedetta. Perché proprio io sono qui per parlare di ABA? Semplice, perché l'ABA è un addestramento per scimmiette, no? Ma davvero dicono questa cosa? Che l'ABA è un addestramento per scimmiette? Bobo? Che cretinate che si vanno a inventare! Oggi voglio parlarvi proprio questo, dell'addestramento delle scimmiette. Vi voglio Maniera spiegare molto 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 sfumogativa cos'è l'ABA, così voi capite cos'è quando un neuropsichiatra o una psicopedagogista o un dirigente scolastico cretino vi dice che è addestramento per scimmiette, voi gli fate un pernacchione. Cos'è? Che differenzia i bambini autistici da quelli neurotipici? Il fatto che col tempo che passa i neurotipici imparano cose nuove, gli autistici no. Oppure imparano a modo loro, in maniera distorta. L'evoluzione diversa che hanno i bambini autistici rispetto ai bambini neurotipici dipende dal fatto che i neurotipici imparano, i bambini autistici no. Oppure imparano in maniera distorta. E quello che imparano in maniera distorta diventa un peggioramento del loro autismo. Quello che non imparano li lascia nel loro brodo, allo stesso livello di prima. Quello che invece imparano in maniera distorta li fa diventare degli autistici gravi, 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 gravi. L'ABA è il metodo migliore per insegnare ai bambini autistici. Quello, oserei dire, più cocciuto. Quello che ha come obiettivo di insegnare delle cose è quello che non si accontenta di lasciare i bambini autistici nel loro brodo. La forza principale dell'ABA è quella che vengono presi dei dati. Se noi dobbiamo insegnare a un bambino a fare una cosa qualunque, per esempio aprire e chiudere una porta, prendendo dei dati, noi abbiamo la certezza che quell'abilità sia stata appresa, perché ce lo dicono i dati che abbiamo preso, no? Con il classico approccio psicoeducativo, oppure teach, che non prende i dati, rischiamo di insistere inutilmente su abilità già apprese, oppure insistere troppo poco su abilità che non abbiamo appreso, oppure, insomma, rischiamo di sbagliare tutto. L'ABA è il metodo migliore. È il migliore perché ha l'obiettivo di insegnare e non si accontenta di provarci, ma trova le strategie per riuscirci. L'ABA è l'unico metodo che documenta i suoi successi e documenta i suoi insuccessi. E da questa documentazione, da questi dati che vengono presi, risulta in maniera chiara che l'ABA funziona, che i bambini migliorano, che sono più i successi, enormemente di più i successi degli insuccessi. Con questo metodo, semplicemente, i bambini imparano. Perciò, quando qualcuno afferma che l'ABA è addestramento per le scimmiette, fate il più grosso pernacchione che abbiate mai fatto. Prendete assai fiato, assai, assai, assai fiato e spernacchiate con tutta la forza. E poi dite chiaro e tondo che non è vero e che ve l'ha detto una scimmietta. Ciao da Benedetta.